Oste, una birra qua per il cugino It! Ma che cugino It? Sono l'omino! I ragazzi al carnevale mi hanno riempito di coriandoli! Ah, che il carneal! Ben ben, non vede allora! È una festa sciocca! Sciocca? Sadito, metto! Ma sì, ma che tradizione è? Che tradizione che l'è! Spartaco! Eccomi qua! Se succede! E io finio le stelle filanti! Che chilometto che come al solito il capisserrani parnaoni. Ti che ti sei esperto di carneal, che la spiegheto la gloriosa tradizione del carneal de Verona. Ma cosa fai con quel forchettone in mano? Pro a sentirsi di sì Mauro, ma non è niente da far. Il ganatesta che non le mai neanche ai bissi. Dunque, tutto scomicia è il 1531, un anno difficile per gli abitanti di Verona. In quell'anno che sta una brutta carestia e i prodotti di necessità gli costa un sacco. Anche il vin. Parlo di farina, Dino. Allora che sta una rivoluzione del popolo. Una rivoluzione? Sì, allora, e ne faceva per robe importanti. No come adesso, che Ivan Piazza pare il numero delle telecamere dell'iPhone. A San Zin, po' era un casino. Un roeo! Allora gli ha fatto una riunione dei personaggi più facoltosi di Verona per provare a risolvere la questione. E che sta uno, Tommaso da Vico, un gran dottor, che l'ha ordinato la distribuzione di pan, formaggio, farina e olio per i poveretti. Boom! Da lì è nato il vendere gnoccolar ogni ultimo venerdì prima della quaresima. Grazie anche al testamento lasciato da Vico, i cittadini si catavano in piazza a mangiare i gnocchi preparati prima sulla piera davanti alla basilica di San Zen e dopo in tutta Verona. E che buoni che è! E lei da lì che è nato il venerdì gnoccolar e la maschera del papà del gnocco, da papus, che in lingua tarda vuole dire mangiare. Magnar! Le sta introdotta nel 1531. Lei è la maschera nata con un carneval più antica in tutta la penisola e il forchettone. Aia! E simboleggia i gnocchi dati da Vico quella volta. E tu capio, metto? Ma che bello! Non sapevo che ci fosse tutta questa storia dietro il carnevale di Verona. Posso candidarmi anch'io a papà del gnocco? Mi son candidato e vi aspetto tutti in piazza San Zen per votare. Ometto, chi non te può il mio candidarti al papà del gnocco? Al massimo, al papà del loco! Oste, un giro de gnocchi per tutti! Vota il numero uno, mi raccomando! Ma Spartaco, spiegami, perché ti devo votare? A mi son del partito trasversale, maio, beo e che ne fa un carnevale! Vota il numero uno, Adamo Bressan, in arte Spartaco dal Volon! Alle elezioni per il papà del gnocco 2020, in piazza San Zen, 26 di gennaio, dalle 8 alle 13. E puoi votare tutti quanti, sia che sia da San Zen, da Sandra o addirittura da Valeggio sul Mincio. Basta avere la carta d'identità. E se magna, e beh, a macca! Vespetto!